Oh, salve Sabino ragazzi. Dopo, e dico dopo mesi, ma che dico mesi, anni, riprendo in mano ROM Total War per farvi questa volta non una battaglia online, ma una campagna single player. Voi direte, perché? Ormai YouTube è pieno di campagne di ROM Total War. Beh, sì, lo so, però visto che è una cosa che mi avete chiesto veramente in tanti, ma neanche in tanti, in di più, ho detto, vabbè, allora... proviamoci, visto che ormai le campagne commentate ho preso la mano a farle, voglio provare a fare anche una mia, oh cavolo, voglio fare una campagna di ROM Total War. La fazione che utilizzerò, che sto utilizzando, come potete vedere adesso, sono ovviamente i Giugli. Dico ovviamente perché? Perché sono la fazione che ho usato più di tutte in campagna, per cui è quella che più mi garba. Poi, cavolo, essendo rossi danno più l'idea di romani. Neanche da dire che utilizzo i romani, cavolo, ragazzi. Se non li utilizzavo ci sarebbe stata veramente rivolta popolare nel mio canale. In ogni caso, ragazzi, in questi primi turni la cosa che farò sarà ovviamente, e dico ovviamente, sistemare un po' l'economia e sistemare anche l'esercito, perché bisogna subito partire alla grande per fare conquiste. Infatti, vedete subito una bella cittadina mezza abbandonata. Questa qua da prende subito. Scusate, c'ho la voce che mi sta andando via. E raduno tutto il mio esercito e gli vado a dare un po' di mazzate. Poi, successivamente, una volta conquistata, bella conquista, vedete, come vedete adesso, è veramente neanche da risolvere manualmente, la risolvo automaticamente, tanto le perdite sono veramente minime. Successivamente però, ragazzi, i Giuli devono fare guerra ai Galli, cioè non c'è niente da fare, il loro nemico naturale sono i Galli, per cui è la cosa che farò subito dopo questi turni. E, come detto, subito dopo questi turni, oltre a dichiarare guerra ai Galli, mi avvicinerò anche a Mediolanum, a Milano, per prenderla in modo da rubare questa cittadina. Però prima devo sistemare un pochino l'esercito. E per fare questo recluto qualche unità di astati dalle mie città principali. E piano piano, insomma, formo questo piccolo esercituzzo che non sarà tanto grande, però abbastanza grande per spaccare il culo a eventuali armate galliche. Che insomma, i galli alla fine non è che sono fortissimi, cioè si possono, anche se siamo agli inizi, si possono battere abbastanza facilmente. L'unico problema è che sono dappertutto, cioè trovi galli da tutte le parti, un po' ti rompo i coglioni, diciamolo sinceramente. E in ogni caso, vabbè, qua vedete, insomma, questi turni sono pallosi, lo ammetto. Però sistemare l'economia è veramente molto importante. Fare una guerra con l'economia un po' di cacca non si può, non avrebbe neanche senso. Come vedete, mi avvicino a Mediolanum, adesso non ho ancora dichiarato guerra, perché a differenza dei più recenti Total War, invadere il territorio nemico si può fare anche in tempo di pace. È una cosa, io vi dico, qua dichiaro l'assedio, e vi dico, riprendendo in mano ROM Total War dopo anni che non ci giocavo più, è stato stranissimo, perché i Total War sono cambiati moltissimo in questi ultimi anni. Ci sono tante piccole cosette che veramente non mi ricordavo, per cui i primi turni sono stato veramente spasato. Ho detto, ma cavolo, perché posso fare queste cose e non posso fare queste altre? Però piano piano uno ci si prende la mano. Durante l'assedio, ovviamente, arriva un'altra armata gallica a rompermi un po' le uova nel paniere, quindi questa qui è la battaglia di questo video. Io ovviamente starò un po' difeso, un po' in attacco, perché alla fine camperare troppo non fa mai bene alla salute. Anche se vi dico sempre, in campagna single player camperare va benissimo, invece nel multiplayer camperare è veramente da una cosa riprovevole. Ovviamente vedete, il mio esercito è composto praticamente da solo fanteria, neanche pesante, fanteria leggera, perché insomma gli astati, ha una unità di mercenari che posiziono davanti in modo che blocchino il rush del nemico, in modo tale che i miei stati possano tirare i loro pila addosso ai nemici, ovviamente. Poi c'è, vabbè, l'arciere che ce l'avevo già reclutato da inizio campagna, e due unità di cavalleria che sono i generali. Con i generali riesco a far fuori la cavalleria nemica molto agevolmente, perché sono abbastanza unità pippe. L'unico problema di questa battaglia è il generale nemico, che sia questo che quello successivo che già vedete sta avanzando, ci metterà un pochino a farlo fuori, il che è stato per me un po' una sorpresa, perché non mi ricordavo che i generali
e i nemici fossero così incazzati, almeno quelli galici, io mi ricordavo cose un po' più scialle. E la difficoltà di battaglia, l'avrete visto già a inizio video, è molto alta sia in campagna che in battaglia, però comunque sia l'esercito qua, il nemico sta fuggendo abbastanza celermente. Vedete che ogni tanto faccio partire in velocità il video di battaglia, perché sennò veramente ti durerebbe mille anni, e quindi insomma cerchiamo di essere un po' concisi e fighi. Ora, questa seconda parte della battaglia è estremamente più semplice rispetto alla prima. E queste qua sono l'unità, penso, della città di Mediolanum, che erano dentro Mediolanum. Non ne sono sicuro, però comunque sia il secondo esercito che mi trovavo contro. E comunque sia sarà una cosa abbastanza scialla farli fuori. Il più è stato fatto. Ovviamente, come prima, il generale nemico qua mi carica le mie unità di astatiche, essendo insomma... essendo fanterie e non lancieri, si beccano una bella carica, ci rimango un po' male, però io faccio un bel mucchio addosso al generale e riesco a farlo fuori abbastanza agevolmente. Con il mio arciere intanto gli continuo a tirare frecce a volontà, insomma la situazione la risolvo senza grossi problemi. Perdo qualche unità che va in fuga, però comunque sia dopo con la campagna nel turno successivo le recupero, quindi non è neanche quello un grosso problema. Vabbè, il mio mercenario è veramente carne da macello, lo ammetto, l'ho utilizzato malissimo, però a me piace utilizzare i mercenari così come fossero dei poveri. Ok, qua finisce l'assedio, finisce il turno. Non ho sconfitto tutte le unità nemiche, ne rimane qualche superstite, però con turni successivi riuscirò a farli fuori. In ogni caso, ragazzi, per ora concludo qua questo video, vi ringrazio per tutto, vi ricordo di mettere tantissimi piace, noi ci vediamo al prossimo capitolo di questa campagnetta in Rome Total War. Ciao carissime!